che per me è importante, che porta avanti questa specie di rivoluzione. Rivoluzione del buon esempio, tra l'altro, venerdì scorso abbiamo avuto qui alla Rotella Alexander Museum Palace Hotel, una mostra di artisti che sono venuti da tutta Italia con dei quadri che avevano fatto con il tema del buon esempio. Quindi è stato molto importante. Poi alcuni poeti hanno letto delle loro poesie sul buon esempio, dei scrittori invece hanno letto dei brani sul buon esempio, ed è venuta una scuola che ha fatto tutto un lavoro contro il bullismo e quindi abbiamo premiato lo stesso perché appunto danno il buon esempio. Io oggi vorrei parlare invece del buon esempio perché molto, sinceramente molti mi hanno chiesto spiegazioni, delucidazioni su quello che voglio intendere per il buon esempio e ho capito che molti pensano che, non so, sia necessario fare dei miracoli, fare grandi cose per il buon esempio. Invece il buon esempio che io intendo è nelle piccole cose che cambiano. Le persone che abbiano gli atteggiamenti, che abbiano le relazioni, cioè darsi il buongiorno tutte le mattine, la buonanotte la sera, magari anche su Facebook, salutare per primi, compiere atti di gentilezza, fare dei regali utili. Per esempio, spesso si fanno regali veramente inutili. Io consiglierei di regalare un libro e soprattutto magari un libro di buone maniere, Galateo. Perché così molti pensano di essere educati e non lo sono, perché non conoscono le regole. Quindi sarebbe bene, insomma, perché vedo, se uno trova una porta aperta la deve lasciare aperta, se la trova chiusa la deve richiudere, se la apre, se sposta una sedia la deve rimettere a posto. Sono piccolissime cose che però si danno un buon esempio, soprattutto i genitori con i figli, non possono urlare e poi dire ai figli che devono parlare piano, non possono guardare continuamente il cellulare e poi dire che i figli non devono guardare il cellulare e così via. Penso che nelle piccole cose si riesca a cambiare tutto. Tutti possiamo farle le piccole cose, i miracoli no, ma le piccole cose, atti di gentilezza, atti di cortesia, atti veramente che diano il buon esempio agli altri, soprattutto, ripeto, ai figli e ai bambini, però anche agli altri. E se noi cerchiamo di comportarci bene, poi, per lo spirito di emulazione, anche gli altri cercheranno di comportarsi bene.